Vittoria sul filo di lana per il nuovo sindaco di Acquaviva delle Fonti, Marco Lenoci, che vince con uno scarto di soli 48 voti al ballottaggio. Alla sua prima esperienza l'avvocato, sostenuto da una coalizione di centrodestra, ha ottenuto il 50,2% delle preferenze, mentre l'avversario, Francesca Pietroforte, candidata del centro-sinistra, si è fermata al 49,8%. Siamo partiti molto indietro rispetto alla coalizione di centro-sinistra e abbiamo recuperato man mano il terreno fino ad arrivare ad un punto di scarto percentuale al primo turno e a superare poi di pochissimo, di soli 48 voti, la candidata sindaca di centrosinistra. È stata un'emozione enorme, come quella di un corridore che fa una lunga maratona ma poi arriva sfinito ma felice. Priorità del neoeletto sindaco lo sviluppo della zona industriale che si trova vicino al casello autostradale per creare nuove opportunità di lavoro. Ci sono tante urgenze in città. C'è una città che ha un decoro urbano non proprio buono, non è un bigliettino da visita ottimo per i turisti, non è più possibile lasciare la città in questo stato per i cittadini stessi e ci sono diversi lavori pubblici da portare a termine, poi c'è da puntare al lavoro, quindi allo sviluppo della zona industriale che abbiamo a fianco di un casello autostradale, un'opportunità più unica che rara. E quindi punteremo molto sullo sviluppo della zona industriale sin dall'inizio del mio insediamento.